Una buona serata e ben ritrovati con dentro la notizia in apertura, ovviamente le ultime sulla situazione in Ucraina. Mosca espelle 24 diplomatici italiani. Per quanto concerne le trattative, sono in stallo. Finlandia e Svezia hanno presentato oggi ufficialmente le domande di annessione alla NATO. Per quanto riguarda invece le notizie di casa nostra, sciopero dei magistrati anche a Foggia, si dicono preoccupati contro la riforma Cartabia. Ci occuperemo anche di una protesta di precari ad Andria nella BAT per protestare contro le assunzioni delle OSS. Avremo anche una pagina sportiva molto ampia tra pallavolo con il proseguimento degli allenamenti della pallavolo cerignola in vista della sfida contro Trepuzzi per i playoff promozione, poi anche l'audace cerignola che vince una bella partita contro il Brindisi per 3 a 0. Ci ritroviamo qui fra 13 secondi. Avete sentito dai nostri titoli di apertura, oggi è stata una giornata particolarmente frenetica per quanto riguarda la guerra in Ucraina. La prima sul fronte diplomatico con 24 diplomatici italiani espulsi. Il premier Draghi dice: prende atto della decisione, ma manteniamo aperti i canali della diplomazia e si insiste con forza un immediato cessate il fuoco. Intanto, stamane Svezia e Finlandia hanno presentato le loro domande di adesione alla NATO, condividendone i valori fondanti, ma comunque c'è ancora l'ostilità da parte della Turchia, con Erdogan che dice sostanzialmente: se non consegnate 30 terroristi, noi non daremo il sostegno alla vostra adesione. Intanto all'acciaieria di Azovstal ci sono ancora altre persone imprigionate, per cui vi è una situazione certamente non semplice, ma anche e soprattutto da tenere in considerazione, anche del fatto che per il momento, anche sulle fronte delle trattative, tutto rimane in sospeso. E adesso veniamo alle notizie di casa nostra. Anche la capitanata è stata interessata dallo sciopero dell'Associazione Nazionale Magistrati contro la riforma della ministra Cartabia, ed anche a Foggia la voce si è fatta sentire. Sentiamo Luca Pernici e TG Pro. Giornata di astensione questa mattina anche al Tribunale di Foggia, dove i magistrati dicono no alla riforma Cartabia. Circa il 75% dei magistrati che hanno aderito alla giornata di astensione, ma ascoltiamo cosa ci ha riferito la presidente della sottosezione dell'Associazione Nazionale dei Magistrati di Foggia, la dottoressa Roberta Brai. Un giorno di astensione in tutta Italia, perché è un'astensione proclamata, come sapete, dall'ANM a seguito dell'assemblea del 30 aprile che si è tenuta a Roma. E per dire no alla riforma, ma non è un no sterile, un no che, come spesso si legge, diciamo, anche nei vostri articoli di stampa, nelle interviste, si ascolta che molti soggetti istituzionali, il cui parere è fondamentale, rilasciano. Non è un arroccarsi su posizioni, perché non ci sono privilegi su cui ci arrocchiamo, in questo caso in particolare quello su cui vogliamo concentrare l'attenzione dell'opinione pubblica, quindi non solo dei soggetti istituzionali, ma veramente di tutta la cittadinanza. È la nostra preoccupazione in merito all'equilibrio costituzionale, l'equilibrio di uno Stato di diritto che si fonda chiaramente sui tre ordini. Noi diciamo, facciamo parte, siamo componenti di uno di questi tre ordini e siamo chiamati a rendere il servizio giustizia. E il servizio giustizia non è minimamente toccato da questa riforma, cioè non si mira a migliorare quello che i cittadini hanno, diciamo, devono ricevere quando loro, malgrado, chiaramente nessuno è mai contento di entrare in un'aula di tribunale, sia essa civile o penale o della sezione lavoro, ma si tratta appunto di riconoscere che
questa riforma non ha guardato a questo profilo, ma è una riforma che mira, noi ci concentriamo, e lo dico non per mia posizione personale, ma perché è un po' la sintesi di quello che è stato l'incontro del 30 aprile in assemblea, l'assemblea del 30 aprile, su quegli aspetti che più ci appaiono veramente preoccupanti e allarmanti. Adesso andiamo a parlare dell'emergenza sanitaria. Nel bollettino di metà settimana i casi sono ancora diminuiti. Nell'ordine sono 1888 casi, tutte le province sotto i 1000. Allora, Bari 655, Lecce 400, Foggia 259, Taranto 244, Brindisi 174 e poi la PAT a quota 130. Adesso andiamo ad un'altra notizia del nostro giornale che ci porta anche a parlare di dialetto cirignolano, perché proprio questa sera a Palazzo Cornaio si è tenuta la presentazione del volume postumo Fra storie e memoria poesia nel dialetto di Rocco Nardiello. È scomparso un anno fa, il libro è stato presentato da Nicola Pergola ed Antonio Galli e si concentra su una serie di poesie in dialetto cittadino attraverso le varie ricorrenze e le festività che hanno coinvolto la città di Cirignola ed anche la patrona locale Maria Santissima di Ripalta. L'opera, dunque, presentata da Nicola Pergola e Antonio Galli, ha visto tra gli altri la presenza anche del sindaco locale Bonito. Protesta ad Andria, nella Batte, la sesta provincia pugliese, di alcuni precari che contestano le assunzioni all'interno delle OSS. Per i dettagli, Salvatore Petrarolo, Teleregione. Sono fermi da febbraio dello scorso anno e attendono la procedura di assunzione nella società Sanitas Service da novembre del 2021. Una delle vertenze sanitarie ancora aperte è quella dei 162 operatori sociosanitari rimasti a casa dopo l'emergenza Covid. Dovevano essere ricollocati, così come previsto dall'avviso pubblico scaduto il 7 dicembre scorso, da parte di Sanitas Service, ed invece ad oggi la situazione è bloccata. Motivo per il quale lavoratori dei rappresentanti sindacali della funzione pubblica sanità della CGL BAT hanno deciso di far sentire la propria voce manifestando davanti alla sede della ASL BAT ad Andria. Sollecitano risposte i 162 lavoratori, come ripete il coordinatore della funzione pubblica sanità Luigi Marzano. Siamo qui anche per chiedere e sollecitare gli adempimenti previsti per le internalizzazioni del servizio emergenza urgenza 118, del servizio CUP, del servizio trasporto disabili, così come previsto dalle stesse linee guida regionale, da una delibera di giunta regionale, la 950 del 2020, e i lavoratori e le lavoratrici del settore sono stanchi di aspettare e sono delusi dalle istituzioni. Gli operatori sociosanitari hanno lavorato quando c'è stato da affrontare il picco pandemico, ma poi non hanno visto prorogati i loro contratti. Così c'è delusione e anche rabbia per risposte che non arrivano dalla ASL e dalla Regione Puglia. Anzi, le notizie, a sentire l'assessore regionale alla sanità Rocco Palese, non sono delle migliori per i lavoratori in attesa di stabilizzazione nella Sanità Service. Ad oggi non abbiamo ancora risposte e stiamo sollecitando risposte certe sia nei confronti della ASL BAT, sia nei confronti della Sanità Service, sia nei confronti della Regione Puglia, che in questi giorni, attraverso il neo assessore alla sanità Rocco Palese, ha dichiarato il blocco delle assunzioni all'interno delle Sanità Service, dove c'è una carenza cronica di personale utile a soddisfare le esigenze, diciamo, dei servizi garantiti dalle società in house. Ed eccoci alla pagina sportiva. Cominciamo con il calcio. Si è recuperata l'ultima partita della 17ª giornata del girone di ritorno della Serie D tra Audace, Cirignola e Brindisi. È finita 3-0 con le reti che sono state segnate esattamente nel secondo tempo, al secondo e al terzo da Luisa, da Giancarlo Marcore, e poi nel finale da Nicola Lojovice. Ma andiamo a sentire il racconto del nostro inviato allo stadio Monterisi, Tonino Giacomo. Nel corso del primo tempo l'Audace per ben 6 volte è stata ad un passo dal gol. Palo di Lojovice, gol mancati per un niente sotto la porta
del portiere del Brindisi Carriero, che ha avuto veramente un grande affare quest'oggi. E quindi il primo tempo si è visto il Brindisi per solo due volte, la prima volta con un calcio di punizione, la seconda volta con un colpo di testa con la solita palla inattiva, e questa palla stava pian piano entrando in rete, ma ha sfiorato il palo, quindi buon per noi. Quella poteva essere una beffa per questa giornata, una giornata che ha visto l'Audace strepitosa stradominare in lungo e largo su tutto il campo, su tutto il terreno di gioco del Monterisi. Si vede che stanno bene fisicamente, si vede che sono veramente al top, e forse perché la preparazione che avevano fatto in inverno era una preparazione già pronta per il rush finale che ci ha visti conquistare il campionato ben quattro giornate prima del termine. Quindi adesso ci apprestiamo a fare questa full scudetto. L'Audace Cerignola sarà ancora al Monterisi domenica prossima contro il Sorrento, l'ultima giornata della Euro Season, prima di affrontare poi la pool scudetto. Passiamo adesso alla pallavolo, proseguono gli allenamenti al Palasport Nando Di Leo di Cerignola per la pallavolo Cerignola in vista della gara della serie playoff promozione per quanto riguarda l'accesso alla serie B2 e femminile. Le ragazze affronteranno il 21 maggio al Palasport Nando Di Leo alle 17:30 la formazione delle Dream Volley Nardò, che già ha missato il successo contro il Trepuzzi Volley il 14 maggio scorso, vincendo con il punteggio di 3-1. In questo momento la classifica ve la voglio ricordare: pallavolo Cerignola e Dream Volley Nardò a quota 6 e Trepuzzi Volley a quota 0. Naturalmente è chiaro che se la squadra ovandina vincesse contro Trepuzzi diventerebbe decisiva quella contro il Nardò in programma verso la fine del mese. Bene, siamo arrivati alle 21:08 di questo 18 maggio 2022, termina qui questa edizione di Dentro la Notizia. Vi ricordo che i servizi di notizia e le edizioni dei telegiornali li ritroverete come sempre in continuo aggiornamento sui nostri canali social, Facebook, YouTube e Twitter. Vi aspettiamo come sempre domani mattina alle 8:30 con Mattina 24 Live. Grazie a tutti e buonanotte.